non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. La mortalità infantile è un fenomeno ancora molto diffuso, soprattutto nelle zone più povere del mondo. Le cause sono spesso malnutrizione, malattie prevenibili, per le quali ogni giorno muoiono oltre 20.000 bambini sotto i 5 anni. Per azzerare questo dato, l'UNICEF promuove la campagna di sensibilizzazione Vogliamo Zero e coinvolge la cittadinanza per un piccolo ma importante gesto di solidarietà. Poco per ognuno di noi diventa molto per la vita di quei bambini. E se vogliamo che i bambini del mondo, quelli di Napoli come gli altri, abbiano un futuro, dobbiamo pensare a quelli che muoiono. Dal 7 al 28 maggio si potrà infatti contribuire a finanziare progetti per salvare migliaia di bambini, donando 2 euro attraverso SMS o chiamata da fisso al numero 45505. Serviranno a garantire cure semplici e a basso costo, come la vaccinazione, e ad assicurargli la sopravvivenza nei primi anni di vita. 2 euro per fare vaccinazioni per il morbillo, la poliomielite e tantissime altre malattie. Ricordiamocelo, noi che certe volte piangiamo perché non abbiamo l'ultimo cellulare o non abbiamo gli ultimi prodotti del consumismo occidentale. A Napoli la giornata dell'SMS solidale organizzata dal Comitato regionale UNICEF si avvale del sostegno del Comune e si svolgerà domenica 27 maggio dalle 11 al Parco Robinson in Viale Kennedy. 2 euro per ciascuno di noi può significare, avere il significato di salvare la vita a molti bambini. Si può fare un SMS, ma se ne possono fare anche 10. Napoli è una città dalle mille contraddizioni, ha molti primati, forse ne ha anche alcuni negativi, ma certamente può rivendicare per averci il primato di essere campione di solidarietà.